Alcune certezze scientifiche e tanta esperienza, pagata purtroppo a caro prezzo sul campo, ma anche numerose incognite. Il bilancio di questi primi 2 anni di pandemia da Covid-19 non può che essere ancora parziale, ma rivela già qualche punto fermo, come il fatto che il virus di origine animale si è poi trasferito all'uomo e che con un processo simile è tutt'altro che improbabile che in futuro si possano verificare altre pandemie di questo tipo. Non potremo predire quando o come. Ecco, dovremmo quindi studiare i virus nel loro ambiente naturale, sono gli elementi vitali più diffusi nel pianeta, nella biosfera, popolano cellule vegetali, animali, di mammiferi, di anfibi, quindi dobbiamo studiarli all'interfaccia uomo-animale-ambiente in modo di capire in anticipo quelli che hanno un potenziale pre-pandemico. Il direttore generale dell'Ulsuno Dolomiti, Maria Grazia Carraro, ha ripercorso 2 anni di lavoro difficile, a tratti convulso, dentro e fuori le strutture ospedaliere, la paura per la fase di pesante emergenza nelle case di riposo, la risposta massiccia, anche grazie al coinvolgimento di enti e associazioni, della campagna vaccinale. Certo, ha sottolineato il direttore generale della Sanità Veneta Flor, la pandemia ha colto tutti di sorpresa, ma ha anche sollecitato risposte necessariamente veloci di cui far tesoro, magari per un ridisegno complessivo di alcuni modelli di assistenza, a partire dal potenziamento della rete territoriale e della telemedicina. Ci siamo trovati di fronte a un'epidemia imprevista, ad attività che non avevamo mai fatto. Devo dire che abbiamo saputo reagire in tempi brevi con ciò che avevamo a disposizione. Siamo in una situazione dove oggi saremmo molto più pronti perché abbiamo imparato ad affrontare cose in modo nuovo e forse la lezione è che dobbiamo avere la capacità di fare cose nuove anche se non siamo in una fase di epidemia.